Nello spazio sociale Gagarin in via Pasubio si è discusso di carcere e giustizia in Italia con il dottor Maurizio Carbone, procuratore aggiunto di Taranto, il quale ha dialogato con Greta Marraffa. L'incontro è stato aperto da un collegamento con Ilaria Cucchi, presidente dell'associazione Stefano Cucchi. Un recente fatto di cronaca giudiziaria che ha fatto discutere anche in maniera inquietante. Il dottor Carbone ha detto che bisogna migliorare il rapporto tra magistratura e forze dell'ordine anche in garanzia della difesa e degli arrestati. Una vicenda sicuramente inquietante che ci deve far riflettere su quella che sono le garanzie della difesa, che sono le garanzie degli arrestati, su quella che è la situazione del nostro sistema carcerario, un sistema che, per il quale l'Italia ha ricevuto più volte condanne dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, un sistema carcerario che purtroppo non assicura quella che è la finalità rieducativa della pena. Una vicenda che deve far riflettere anche sui rapporti tra magistratura e forze dell'ordine per un adeguato rispetto delle garanzie della difesa, per le garanzie degli arrestati. Una vicenda che però che ci insegna che le forze dell'ordine comunque con il loro operato assicurano la sicurezza e l'affermazione della giustizia anche per vicende così tristi come quella di oggi. Spesso si assiste nei luoghi di detenzione dove l'elemento è proprio la restrizione della libertà personale, l'esercizio e l'abuso di autorità da parte delle divise. Spesso e volentieri questo tipo di condotta viene perpetrata perché si ha, come dire, forse anche la certezza di essere in certo qual modo anche tutelati o comunque coperti.